che stavo anticipando. Oggi, tra l'altro, il Centro Studi Confindustria fa notare come l'economia italiana è avviata faticosamente sulla strada della risalita dopo la doppia recessione, che comunque, doppia recessione, lo ricordavamo prima, non solo noi, ma buona parte dell'area euro, grazie alle politiche tedesche, dicevo, ha fatto calare il PIL del 9%. Dice Confindustria, attraverso il Centro Studi, circa la metà di questa diminuzione ha purtroppo un carattere persistente, non ciclico, quindi non la recuperi più, frutto della distruzione di capacità produttiva che si è a sua volta tradotta in riduzione permanente dell'occupazione, della domanda interna e in ultima analisi del potenziale di crescita del paese. Ecco perché chiede con urgenza un piano per reindustrializzare l'Italia nell'attuale contesto di sofferenza di una parte rilevante del sistema produttivo italiano. La politica industriale è indispensabile per spingere il paese verso nuove frontiere tecnologiche. Bisogna puntare sul manifatturiero. Puntare sul manifatturiero, infatti, garantisce per ogni euro di aumento della produzione manifatturiera il PIL sale quasi di 2 volte.